Nicola Mazzuccato è il nuovo direttore tecnico del Vasari Rugby. La presentazione è avvenuta all'Arezzo Sport College, dove ragazzi, genitori e staff hanno ufficialmente dato il via alla nuova stagione sportiva che li vedrà organizzati in alcune strutture attrezzate di Arezzo dopo la rottura con la società che detiene il campo di via dell'Acropoli. Inizia con molto entusiasmo, sicuramente. Ho trovato una società, il presidente e tutta la parte dirigenziale con molta molta volontà di migliorarsi e di creare comunque qualcosa per il futuro. È questo che mi ha attirato qui, perché il loro progetto è abbastanza lungimirante, nonostante le difficoltà che stanno attraversando e che sicuramente hanno attraversato in passato. Infatti lei in conferenza stampa ha detto: dal disordine all'ordine, come nel rugby, una condizione di questo tipo è uno stimolo in più. Sì, mi stimola molto, perché avevo bisogno, dopo un percorso che ho fatto in questi 8 anni, specialmente la scorsa stagione in Inghilterra, come revisione di un periodo come allenatore, riniziare qualcosa da capo in una situazione comunque un po' in confusione, dove è tutto da riorganizzare, mi stimola molto, e dopo le esperienze che ho fatto in passato penso di essere più pronto anch'io per fare un lavoro di questo genere. Quali sono gli obiettivi di questa stagione? Gli obiettivi di questa stagione, per me, è l'obiettivo principale è strutturare la società sotto l'aspetto tecnico. Poi questo comprende tantissime cose, quindi il lavoro con gli allenatori, il lavoro con i ragazzi per la formazione, il lavoro con la prima squadra, è una cosa abbastanza ampia, dove comunque va programmato un po' il tutto.